Buongiorno a tutti, oggi siamo al CIP, al Comitato Italiano Paralimpico, insieme al presidente Luca Pancalli, che ringrazio per l'ospitalità. Buongiorno presidente. Presidente, una domanda. Cosa ha significato per lei lo sport prima e dopo la disabilità? Ma molto semplicemente una passione, era una passione prima dell'incidente, lo è stato per fortuna, ho avuto la possibilità di continuare a coltivarla dopo l'incidente, poi parliamo di tanti anni fa, all'epoca non eravamo così sotto gli occhi dell'attenzione, sotto i riflettori accesi dei media, però quando c'è una passione uno tenta di coltivarla e ho avuto la fortuna nella mia vita, ero appena 17enne, di continuare a fare sport. Come fa una persona con disabilità a partecipare alle attività sportive? Ma guarda, noi tendenzialmente stiamo tentando di intercettare, tra virgolette, quelle che sono vocazioni sportive, poi dopodiché lo sport non deve essere solamente ascritto a una dimensione tecnica agonistica di top level, perché si fa questo grande errore, si confonde lo sport con l'agonismo, con la paralimpiade, lo sport è una cosa molto più ampia, lo sport è modo di occupare il proprio tempo libero, di divertirsi, di svolgere un'attività fisico-motoria che comunque fa bene, anziché magari andare in un luogo, ovviamente passata la fase post-acuta degli incidenti e della riabilitazione, si può fare riabilitazione per mantenersi in forma. Noi tentiamo quindi di intercettare queste vocazioni andando lì dove possiamo incontrare per la prima volta persone che stanno affrontando la loro nuova vita, quindi nelle unità spinali, nei centri di riabilitazione, attraverso una diffusione il più possibile, con tanti limiti e contraddizioni ancora oggi perché siamo piccolini sul territorio, attraverso le società sportive delle federazioni, insomma, tentando di ramificare il più possibile quello che è un segnale di una comunicazione, cioè esistiamo, esiste un diritto allo sport, provate a coltivarlo. L'apporto di tecnologie sempre più avanzate ha aiutato le persone ad avvicinarsi allo sport. Com'è cambiato, nel tempo? Siamo in un'altra era. Io che ho la sfortuna e la fortuna, perché poi è pure bello vivere i momenti di trasformazione, qualunque sia un pezzo di storia del nostro paese, della nostra società, delle nostre vite personali, di vivere la disabilità da 37 anni, siamo passati dal bianco e nero al colore. Oggi la tecnologia consente una vita sempre migliore, in condizioni di autonomia. Poi naturalmente ci sono i problemi di chi con disabilità gravi e gravissime lotta per una vita indipendente e insomma sono altro genere di problemi per i quali dobbiamo essere anche noi sempre sul pezzo per tentare di aiutare con i nostri ambasciatori dello sport paralimpico. Però la tecnologia ha modificato tanto, ha modificato sia la vita quotidiana, ma una fra tutte per noi piuttosto che per i non vedenti e altre forme di disabilità, la tecnologia oggettivamente è andata a colmare quel gap rispetto a una vita autonoma e indipendente, i pesi delle carrozzine, le ruote elettriche che consentono a chi sta come noi in carrozzina di essere, come dire, trainati, ma ce ne sono mille altre, per cui, e sarà Sì. sempre meglio perché sicuramente la tecnologia non si ferma, anche perché oggi, paradossalmente, gli interessi dell'autonomia rispetto alle persone disabili sono molto più allargati perché hanno preso ad interessare anche tutta quella popolazione sempre più anziana, perché la vita media si prolunga, verso i quali ci sono degli interessi che magari dal punto di vista proprio biecamente commerciale, di aziende e quant'altro prima non c'erano. Per cui questo sta trainando ovviamente forme di attenzione delle quali poi beneficia le persone disabili. Lo sport per un ragazzo con disabilità, oltre a rappresentare una valvola di sfogo, può rappresentare un modello di integrazione col mondo circostante nella società in cui vive. È vero questo? Ma lo sport, a mio modo di vedere, poi io sono un malato di sport, ma del concetto dello sport come pezzo di politica pubblica di un paese tesa ad andare a occupare quella dimensione che io definisco di welfare attivo. Lo sport è integrazione, lo sport è inclusione, lo sport è cultura. Lo sport, per questo dicevo,
poc'anzi, che non è solo agonismo. Noi nell'immaginario collettivo nel nostro paese, quando associamo il termine sport ai campioni, associamo il termine sport ai campionati, alle Olimpiadi, Paralimpiadi e quant'altro. Lo sport è ben altra cosa. Lo sport è uno strumento di politiche sociali attraverso le quali si può far crescere un paese sotto il profilo culturale, come fa il mondo paralimpico silenziosamente, perché i nostri campioni danno un'immagine declinata in positivo della disabilità. Ma non è che loro sono migliori di altri, a loro è stata data l'opportunità di esprimere al massimo le loro abilità residue, cioè quindi sono stati messi nelle condizioni di esprimere ciò che possono fare, quindi guardare a ciò che è rimasto e non ciò che hanno perso. Questo nello sport, e noi vorremmo che questa filosofia, tra virgolette, fosse declinata nella vita di tutti i giorni di una persona disabile, per i percorsi non soltanto di acquisizione di vita indipendente, ma nei percorsi di formazione, istruzione, nei percorsi di inclusione sul posto di lavoro. Quindi, ecco, lo sport, a mio modo di vedere, deve essere assolutamente visto come un modello, più che un modello, uno strumento di inclusione e integrazione, come una chiave, un grimaldello per tentare di far crescere il paese. A suo parere, la percezione dello sport paralimpico è cambiata? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi siamo passati, facendo un po' memoria di quello che dicevo, dall'immagine in bianco e nero a colori, noi siamo passati dal cercare di vedere tra le varie ed eventuali di qualche giornale se qualcuno si fosse ricordato delle nostre prestazioni agonistiche, ti parlo di tanti anni fa, a ambasciatori dello sport paralimpico e dell'idea del paralimpismo che ha per l'appunto la mission di contagiare positivamente le società civili, non solo in Italia, in tutto il mondo, attraverso grandi campioni, ma penso ad Alex, a Bebe, a Martina Gaironi, a Oney Tapia, a Giusi, a Federico Morlacchi nel nuoto e chi più ne ha ne mette, ne abbiamo 3.000. Oggi sono diventati dei protagonisti per le loro gesta sportive, naturalmente, per i loro risultati, ma perché rappresentano, come dire, la punta dell'iceberg di un grande movimento che poi in maniera, come dire, quotidiana e perseverante tenta di dare la medesima opportunità di rispetto al diritto allo sport a tutti i cittadini disabili. Allora, come nello sport, la protezione civile, la preparazione è fondamentale. Pensa che le istituzioni facciano a sufficienza per tutelare e preparare in maniera adeguata le persone con disabilità in emergenza? Guarda, questo è un tema, secondo me non viene proprio fatto, nel senso che è un tema, anzi, che con la protezione civile avevamo aperto, nel senso che in situazioni di emergenza, come in che modo le persone che hanno delle difficoltà, non so, qualunque essa sia, possono essere consapevoli del loro livello di rischio rispetto all'emergenza che si determina, ma soprattutto come e in che modo poter intervenire. Allora, la Protezione Civile sicuramente, in passato ne abbiamo parlato, sta facendo un ottimo lavoro, un grande lavoro di attenzionamento rispetto a questo. A mio modo di vedere, però, deve andare parallelo rispetto alla sensibilizzazione nei confronti delle persone, cioè le persone devono essere consapevoli dei loro livelli di rischio in caso di emergenza, un po' come si fa con i bambini a scuola, quando gli si insegna come reagire, come mettersi in fila per uscire da scuola, eccetera. Quindi da questo punto di vista dobbiamo ancora lavorare di più. Probabilmente io non so se ciascuno di noi è consapevole o fatalista, dice se deve, perché poi chi ha avuto degli incidenti o delle patologie che le ha rese disabili, insomma, abbiamo questo modo di approcciare. Però è anche vero che bisognerebbe imparare a sviluppare una coscienza in termini di responsabilità personali che però vanno condivise anche con chi poi è deputato all'assistenza in caso di emergenza, e questo sicuramente è qualcosa su quale bisogna lavorare sempre di più. Io Sì, è vero. ho vissuto un terremoto in Grecia, ero in vacanza, erano scappati tutti, ero rimasto l'unico, poi non è successo fortunatamente niente, però non avrei saputo come uscire da quella stanza perché la carrozzina se n'era andata, tutti erano scappati, quindi insomma per far capire, no, probabilmente una maggiore forma di educazione anche e di coscienza civile nella comunità avrebbe potuto rappresentare, in quel caso non è successo nulla, ma un aiuto che avrebbe potuto evitare magari un evento, ahimè, Si è sfortunato. sfortunato. Cioè, in quell'occasione che cosa ha percepito? Ma Ovviamente la solitudine, da un lato assolutamente legittima, perché avevo dei bimbi piccoli, per cui mia moglie si prese cura ovviamente dei sì. Giusto. bambini, ma del gruppo.
nessuno si era ricordato che c'era un povero cristiano dentro una stanza, poi insomma erano scosse di terremoto molto forti che avevano creato una certa apprensione, però in quel caso ti senti assolutamente solo e non sai assolutamente come affrontare quel tipo di emergenza. Ecco, secondo me la coscienza civile è quella, quello che noi dovremmo educare, ma non soltanto coloro che sono preposti all'intervento, la protezione civile, piuttosto che le forze dell'ordine, piuttosto che... Ma io credo che sia un problema di cultura della cittadinanza. Oggi noi sempre più, ahimè, andiamo incontro per svariati e mille motivi a situazioni di emergenza che possono essere le più differenti. Io credo che una maggior educazione del cittadino a come reagire in condizioni di emergenza sia assolutamente fondamentale. Come presidente del CIP ha firmato un protocollo d'intesa col Dipartimento della Protezione Civile per promuovere la cultura della prevenzione e sicurezza, in particolare riferimento alle persone con disabilità. Come e cosa può fare il Dipartimento insieme al CIP per migliorare? Può fare tante cose, molte le stiamo facendo oramai da svariati anni. Innanzitutto, come dire, la scintilla nacque credo forse addirittura nel 2006, perché in occasione delle Paralimpiadi di Torino molte associazioni legate anche al sistema di protezione civile del paese si misero a disposizione per tutte quelle forme di assistenza, no, della parte organizzativa e quant'altro. Da un lato c'è questo affiancamento del mondo dell'associazionismo legato alla dimensione della protezione civile nell'aiutare l'organizzazione, più che l'organizzazione, tutto ciò che è al lato dell'organizzazione dei nostri eventi. Perché sapete, trasportare persone disabili, ci sono difficoltà, l'allestimento di tende rispetto all'alimentazione. Cioè, quando noi muoviamo, le nostre federazioni muovono insomma numeri importanti, insomma, è sempre un grande aiuto. Nello stesso tempo abbiamo inviato dei percorsi di studio su come, in che modo noi insieme, sì, naturalmente alla protezione civile, possiamo essere parte attrice, parte quindi attiva in questo processo di educazione delle persone, almeno quelle con le quali noi veniamo in contatto, di educazione rispetto a come gestire situazioni di emergenza. Naturalmente la protezione civile è preposta a questo e ha tutti gli strumenti per poterci aiutare, e noi abbiamo, come dire, il contatto con gli uomini e le donne, diciamo almeno quelle che fanno sport, disabili di questo paese. D'accordo, grazie Presidente. Grazie a voi. Buon lavoro. Ciao. E buona giornata.